Amici di Motori a 360 gradi, ben ritrovati, stagione 2022, una stagione particolare, una stagione che ci ripresentiamo in asse di partenza con Bruno Sandrini, il mio 50% delle due ruote, e che dire, di chi ha vinto nel 2019 la Mille Miglia, ma al di là di quello è stato un incipio, come dicono i latini. Più o meno, neolatini. Proviamoci. Daniele Bonetti, amico, giornalista di Brescia Oggi, che fa la parte delle auto storiche. Però è una stagione importante, una stagione con le prospettive molto aperte. Ci saranno le elezioni qua a Brescia, il nuovo presidente dell'Automobile Club entrante e uscente, ma alla fine sarà solo lui. Siamo riusciti a prenderlo al rientro dagli States, Aldo Bonomi, una persona che merita per quanto ha fatto nel 2021 e per quanto farà nel 2022. Servizio. Bene, amici di Motori a 360 gradi di Sky 229, siamo all'inizio della stagione 2022. Non potevamo che iniziare alla grande col presidente Cavaliere Aldo Bonomi, il presidente dell'Automobile Club di Brescia, un Automobile Club di Brescia che si sta riconfermando alla grande, non solo nel mondo dello sport, ma anche nel mondo dell'attualità. Il presidente Cavaliere Bonomi è appena tornato dagli Stati Uniti, questo per dimostrare che non è una carica onorifica fare il presidente dell'ACI, ma dietro le quinte, essendo un imprenditore e sappiamo le aziende che ha, manda sempre un messaggio del Made in Italy, non solo Made in Italy, ma Made in Brescia fuori all'estero. Come è andato il presidente in America? Beh, negli Stati Uniti è andata discretamente bene per me. Il problema io credo che sia la preoccupazione generale che anche negli Stati Uniti hanno, come un po' in tutto il mondo. Credo che dobbiamo usare attenzione, però io sono come sempre ottimista nel risultato finale e quindi credo che il 2022, almeno la prima parte, vada abbastanza bene, discretamente bene. In Italia naturalmente il discorso è diverso perché il costo dell'energia e gli aumenti che ci sono veramente molto elevati e quindi speriamo che non creino ancora di più diseguaglianza fra le persone. Il segreto di Pulcinella, abbiamo registrato questa intervista col Cavaliere Aldo Bonomi, oggi è San Valentino, non le chiedo le affinità femminili, ma Presidente, è ancora innamorato del suo lavoro? Beh, io sono molto innamorato del mio lavoro e sono molto fortunato perché nel mio lavoro ci sono anche i miei figli e la mia famiglia e quindi credo di essere fondamentalmente una persona molto molto fortunata. Abbiamo parlato prima di politica e di economia. ACI Brescia si interfaccia con la politica, con le amministrazioni comunali e provinciali qui sul territorio? Sì, si interfaccia, potremmo naturalmente migliorare, questa è una responsabilità anche nostra che abbiamo, però soprattutto per quanto riguarda Mille Miglia eccetera, abbiamo un ottimo rapporto con tutte le forze politiche e soprattutto con il Comune e la Provincia che ci aiutano in questo passaggio che abbiamo tutti gli anni. Lei è un industriale, è uno che ama fare le cose in prima persona, non ama la burocrazia, c'è molta burocrazia all'interno di ACI? Beh, purtroppo sì, purtroppo è una parastatale, quindi difficoltà ce ne sono. Inoltre io sono contento fondamentalmente di qualche direttore che abbiamo avuto, qualcuno sono stato naturalmente molto meno contento, abbiamo dovuto lottare per far sì che potessimo noi governare l'Automobile Club, perché purtroppo la burocrazia è una cosa molto difficile. Noi siamo assolutamente come imprenditori impreparati anche a affrontare questo problema, perché chiaramente non siamo abituati, a decidere e fare. Con la burocrazia che c'è, ma anche con la Mille Miglia stessa, ci sono difficoltà, bisogna avere una squadra preparata, forte, per poter far sì di scavalcare qualche problema, naturalmente rispettando sempre le leggi che ci sono. Presidente, l'ACI è una cosa astratta, tra virgolette, però ha all'interno del core business le delegazioni che sono operative e che sono ricercative anche sul territorio. Che rapporto ci sono con le delegazioni? Beh, direi che il rapporto è buono, potrebbe essere anche questo migliore.
Purtroppo fra 2 giorni prenderà possesso un nuovo direttore che viene da Verona e naturalmente questo continuo cambio di direttori sicuramente non fa bene, e come in un'azienda continuare a cambiare il personale, continuare a cambiare l'amministratore delegato, sicuramente questo ci crea problemi perché non ci permette di fare un lavoro continuo e correggere gli errori che vengono fatti. Bisogna sempre ripartire e questo naturalmente dà un grande svantaggio. Per quanto riguarda le delegazioni, anche questo significa di nuovo cambiare, significa di nuovo avere dei rapporti nuovi e naturalmente i delegati, non è semplice per tutti ripartire con i rapporti, ricominciare da capo sempre, e questo crea sicuramente delle difficoltà. Nel passato, a proposito di rapporti, con ACI Italia c'era qualche nuvola, l'orizzonte è azzurro? Direi che è limpido, direi che i rapporti soprattutto con il presidente Angelo Sticchi Damiani sono ottimi. Diciamo che io sono anche diventato per merito suo vicepresidente dell'ACI Storico, quindi questo è un riconoscimento fatto non alla persona ma a Brescia, ma chiaro io rappresento Brescia. Con Sticchi Damiani e con tutto il gruppo che dirige l'Automobile Club d'Italia c'è un ottimo rapporto, quindi io credo ci sia solo sereno per il futuro. A proposito di buoni rapporti, lei ci ha annunciato che arriverà il nuovo direttore da Verona, col quale lei e il presidente di Verona siete molto amici. Mi ricordo l'intervista fatta alla Mille Miglia di quest'anno. C'è questo scambio, questo connubio di personalità. Sì, il presidente di Verona è un amico che conosco da diversi anni, tra parentesi era stato anche commissario alle elezioni precedenti qui a Brescia, e quindi lo conosco bene. Cuomo purtroppo che il nuovo direttore rimarrà solo per un certo periodo di tempo finché non ci daranno un nuovo direttore, quindi ci sarà un ulteriore cambio fra qualche mese. Questo sicuramente non è il bene dell'Automobile Club, ma purtroppo questa è l'Italia e dobbiamo soggiacere a determinati principi che ci sono, che naturalmente non possono essere cambiati. Ci augureremmo potessero cambiare, ma che non possiamo cambiare certamente noi a Brescia e neanche a Roma. Tra qualche mese ci dovrebbe essere le elezioni, il rinnovo di cariche all'interno di ACI Brescia. Lei ha iniziato un discorso importante, ha recuperato posizione, specialmente io le parlo, mi viene da ridere darti del lei, però no, va bene del tu, non c'è, ci siamo sempre dati del tu, non esatto, c'è nessun problema. Questo per rispetto anche alla figura e alla persona. Appunto c'è stato dei cambiamenti, hai preso l'ACI in determinate posizioni retroattive, l'hai portato, io sto parlando del mondo sportivo, Rally Mille Miglia è ritornata al campionato italiano assoluto, la Malegno Borno è rientrata al campionato italiano velocità in montagna, la Mille Miglia è una cosa a sé, ma di questo poi ne parleremo a parte, e altre iniziative, la Coppa delle Alpi viene ripresentata al pubblico e agli appassionati. Sei contento? Sì, sono contento, dobbiamo sempre migliorare comunque. La parte sportiva dell'Automobile Club di Brescia ci interessa molto, perché comunque l'Automobile Club fra i doveri che ha è anche quella della parte sportiva. È chiaro che su questo vogliamo lavorare ancora molto, dobbiamo lavorare ancora molto, soprattutto per quanto riguarda il Rally Mille Miglia. Abbiamo ottenuto un grande successo lo scorso anno, ma non possiamo accontentarci. Il Valle Camonica è andato bene anche quello, molto bene, ma anche su quello abbiamo delle mire superiori. Per quanto riguarda l'europeo, ci stiamo lavorando, purtroppo promettere le cose è molto difficile, ci vogliono prima cosa competenza, che io credo che ci sia da parte dell'Automobile Club di Brescia, perché abbiamo avuto ottime referenze da parte di tutte, considerazioni e complimenti da parte di tutti i dirigenti dell'Automobile Club, della parte sportiva dell'Automobile Club d'Italia. Ci vogliono però, oltre alla parte tecnica che credo che abbiamo, ci vogliono anche la parte finanziaria, che è molto molto importante, ci vogliono gli sponsor, e gli sponsor fondamentalmente abbiamo difficoltà a trovarli. La Mille Miglia è una cosa, il Rally è un'altra cosa. Dobbiamo però fare un equilibrio economico, negli anni passati purtroppo non sempre c'è stato,
siamo stati un po' richiamati in generale, parlo, dalle nostre persone, dai nostri sindaci, e quindi dobbiamo far sì di avere un equilibrio finanziario. Dobbiamo lavorare in questo senso, cercheremo di farlo nel migliore dei modi. Io, conoscendoti da una vita, abbiamo fatto il francescano insieme, tu eri più avanti, io l'ultima ruota del carro, la scuola ce la dimentichiamo, hai parlato di Verona, bellissimi rapporti, hai bellissimi rapporti con Bergamo, col presidente dell'ACI di Bergamo. Un sogno nel cassetto sarebbe per noi appassionati e rallisti, visto che da 2 anni il mondiale corre a 20 km sulle corse speciali, farli arrivare da noi sulle nostre. Non abbiamo nulla da invidiare agli amici bergamaschi. È un sogno che è un sogno che non hanno solo gli sportivi, anche uno un po' meno sportivo come sono io dal punto di vista realistico, è un sogno che abbiamo. E come ho detto, esiste una parte finanziaria molto importante, perché il rally costa circa 1 milione di euro e quindi dobbiamo essere disposti a farlo. E dobbiamo avere però prima la cassa, che è molto importante. E poi eventualmente, se con gli sponsor troveremo un accordo, allora cercheremo di farlo. Ci sono già però altri 2 rally che sono mondiali in Italia e sarà difficile spodestare loro, però cercheremo di farlo. Non è una promessa, perché prima di fare le promesse dobbiamo avere un quadro chiaro, che stiamo preparando. A proposito di quadro, di speranze e di attese, un tuo bilancio di questo mandato, l'abbiamo accennato, conoscendoti forse manca la ciliegina, e secondo me ti ripresenterai. Sì, mi ripresenterò per una, assieme alla mia squadra, per una ragione fondamentale. Vogliamo portare a termine la fondazione, che io credo che lo faremo ancora prima, anzi certamente cercheremo di farlo prima delle nuove elezioni, ma poi servirà un periodo di rodaggio per far sì che tutto funzioni nella maniera corretta e giusta. Per questo motivo mi presenterò ancora alle elezioni con una squadra che sarà molto simile a quella che ho governato fino adesso, sperando di ricevere l'ok da parte degli elettori. Ma sicuramente hai lavorato bene, la tua squadra ha lavorato bene, le prospettive ci sono, sarebbe da pazzi o anacronistico cambiare, ma di questo la pazzia umana è piena. E il rapporto con gli associati, Brescia Sportiva ti risponde, siete il sodalizio più importante a livello nazionale, c'è qualche defezione da parte dell'utente normale nei confronti dell'ACI, pensate di fare qualcosa di propositivo per far conoscere l'ACI non solo come l'occasione che quando si ferma la macchina e essere trainato e portato ai punti di riferimento ufficinaci, ma allargare anche un discorso più globale a 360 gradi. Sì, è un dovere che abbiamo, che avremmo e che abbiamo. Dobbiamo migliorare assolutamente da questo punto di vista qui. Il nostro impegno nell'ultimo periodo è stato per fare la fondazione, per far sì che la Mille Miglia resti bresciana. Abbiamo veramente speso tanto tempo, tante forze per fare questo. Terminato questo, che dovrebbe terminare prima delle elezioni, poi ci dedicheremo soprattutto ai nostri soci che ci votano, che pagano una tessera e che ci sono vicini. Dobbiamo chiaramente migliorare le relazioni che con loro, essere ancora più presenti sul territorio. Anche per questo ci sono un paio di gare che noi vogliamo portare a livello più importante, come Automobile Club di Brescia. Quindi l'attività sportiva va a riflettersi sull'utenza normale per far conoscere e per fare apprezzare. Ma l'utenza normale ha bisogno anche di mobilità. Tante sono le problematiche che ci sono all'interno della mobilità. So che tu ti stai adoperando con l'amministrazione locale, con il sindaco del Bono, per cercare delle soluzioni alternative e per vedere e avere una visione globale ed europeistica. Ci stai riuscendo? C'è qualche prospettiva? Allora, sì, come dicevo, è un lavoro che dobbiamo fare. I rapporti con l'amministrazione sono buoni, con la provincia sono ottimi, però dobbiamo lavorare ancora in questo settore qui, dobbiamo darci da fare e dobbiamo dare un contributo maggiore ancora noi alla città.
noi come Automobile Club di Brescia credo che non abbiamo fatto abbastanza per dare questo contributo. I prossimi 4 anni saranno dedicati soprattutto alla mobilità, anche perché la mobilità ha un potere enorme sulla città, potere nel senso di cambiamento, di rivoluzione, e che quindi dobbiamo stare attenti e sentire e difendere comunque lo stesso i problemi degli automobilisti, che sono enormi. Tu l'hai accennata, però per gli addetti ai lavori è ben chiaro quello che tu hai in mente con la tua squadra dalla fondazione, per aver fatto i vari passaggi al Museo Mille Miglia e tutt'altro. Vogliamo chiudere illustrando qual è il vostro progetto della fondazione e dare appuntamento durante la stagione e naturalmente nel momento focale delle elezioni. Beh, la fondazione è semplicemente far sì che l'Automobile Club di Brescia doni la Mille Miglia a Brescia. Per poter fare questo ci vuole una fondazione. All'interno della fondazione ci saranno la provincia, il comune, la Camera di Commercio, l'Automobile Club d'Italia, la regione, il Museo Mille Miglia e il Club Mazzotti. Tutti assieme rappresentano la Brescia che si muove, la Brescia della Mille Miglia. E una volta che è stata la fondazione sarà impossibile per qualsiasi persona toccare la Mille Miglia, quindi la Mille Miglia resterà dette fino in fondo e sempre rimarrà bresciana. Sarà impossibile per qualsiasi persona toccare la Mille Miglia. Dico toccare perché è un dono, è un patrimonio bresciano, è stata donata a Brescia dai fondatori, e quindi noi dobbiamo preservare questo. È un'icona importante nel mondo e noi dobbiamo farla diventare ancora più importante, ma mantenendo le radici nella nostra città, a Brescia. Ultimissima domanda, veramente. C'è stato il passaggio l'altro ieri praticamente per problemi di incarichi. Franco Saliberetta ha lasciato la Mille Miglia SRL. Hai dato per la prima volta quote rosa all'interno della Mille Miglia SRL con la signora Sottini. Un ricordo a Franco è un augurio, essendo poi oggi San Valentino, non è che voglio creare bonomi Sottini, un connubio, no, ma al di là delle battute è un lavoro stressante e importante quello che aspetta il neo presidente. Beh, allora direi prima Franco Gussali Beretta ha fatto molto molto bene, ha dato ancora più ampio respiro alla Mille Miglia, l'ha resa ancora più internazionale e ha creato un grande gruppo. La Sottini, amante dei motori, è stata amministratore delegato di una grande società, era già amica della Mille Miglia, ha fatto diverse volte la Mille Miglia, era socia del museo, quindi io credo che è un'imprenditrice, credo quindi che il testimone da Franco Gussali Beretta, che adesso ha compiti ben più gravosi essendo diventato presidente degli industriali di Brescia, questo passaggio, questo testimone alla Sottini credo che sia ideale, da imprenditore a imprenditore, ma sempre con una cosa fissa. La Mille Miglia è un'icona importante e deve essere portata sempre più in alto per Brescia e per l'Italia. Noi vogliamo ringraziare il Cavaliere Aldo Bonomi, presidente dell'ACI di Brescia, di averci ospitato nella sua factory, tra virgolette, una delle tante aziende che compongono il mondo di Bonomi e il fratello qui a Brescia. Abbiamo sentito all'inizio, appena tornato dagli Stati Uniti, dagli States, come dicono quelli veri, perché cercare sempre di approfondire le conoscenze e di allargare gli orizzonti. Sicuramente quello che è stato fatto in questi 4 anni del mandato di Aldo Bonomi con la sua squadra è sotto gli occhi di tutti. Il domani non c'è certezza, ma io penso che sia utopistico e sarebbe pazzesco cambiare tutto quello che un lavoro è già stato fatto in questi anni. Grazie Presidente di averci ricevuto. Grazie. Naturalmente lo ritroveremo nelle varie avventure delle quattro ruote Vettura Ancien, se riuscirà a staccare la spina. Che dire, inizia un nuovo 2022. A proposito, cosa ti aspetti al 2022? Beh, io mi aspetto un anno da una parte molto difficile per quanto riguarda il lavoro, da un'altra parte invece un po' più sereno, perché io spero che la pandemia finalmente se ne vada e quindi questo darà sicuramente respiro a tutti noi. Grazie Presidente. Grazie a voi. A dopo.
nuova I-Pace Hybrid. Jaguar ha una nuova energia. Scoprila in versione Storm Edition da 300 euro al mese. Un'avventura chiamata Si parte. Per un'avventura chiamata Momenti da ricordare. Per un'avventura chiamata Sogni d'oro. Per un'avventura chiamata Vita. Nuova BMW Serie 2 Active Tourer con leasing operativo Y by Evo da 270 euro al mese. In concessionaria e su bmw.it. Norton Trasmissioni, società che dal 1959 è specializzata nello studio, progettazione e costruzione di giunti trasmissione contrassegnati dal marchio Norton. Norton Trasmissioni SRL, via Veneto 6, a Villa Carcina, Brescia. Voi sapete che la parte importante dei motori sono le due ruote. Casualmente mi sono trovato nel nuovo centro della Porsche in Franciacorta con un certo Agostini, 15 titoli mondiali, con Alex Caffi, personaggio importante della Formula 1, che abbiamo avuto la possibilità, l'avevamo lasciato a Padova all'esperienza. A proposito, Daniele, tu sei un attento giornalista, conoscitore del mondo delle vetture anziane. Padova è importante perché? Innanzitutto senza discussione il termometro della passione e del mercato dell'automobilismo storico. Padova è il più grande appuntamento italiano fieristico riguardante le auto storiche. Probabilmente dopo Parigi ed Essen è anche il più importante in Europa. Perché è il termometro? Perché normalmente la fiera di Padova detta anche i prezzi del collezionismo dell'auto d'epoca per i mesi successivi. Padova da sempre dato un punto di riferimento ed è sempre stato luogo di incontro per chi volesse promuovere delle vendite, chi volesse promuovere delle manifestazioni o semplicemente chi volesse passeggiare e cercare quel singolo pezzo di ricambio, perché se da un lato ci sono i padiglioni dei grandi rivenditori, esiste una parte per certi versi anche più affascinante dove su dei tavoli, su delle lenzuola, su quello che capita, si possono trovare anche i singoli pezzi di ogni singola macchina, cioè dalla lampadina della targa fino alla leva del tergicristallo. Quindi Padova per ampiezza di offerta e per importanza nazionale è sicuramente un punto di riferimento. Giro adesso a Bruno Sandrini e Giacomo Agostini, quindi 15 titoli mondiali
Io so che tu hai molta sinergia con Agostini, l'anno scorso hai fatto determinate operazioni tra virgolette commerciali, lo conosci molto bene, un personaggio alla sua umiltà che ha quasi 80 anni ti conquista. Sicuramente Giacomo Agostini, per quello che ho avuto modo di conoscerlo, è un signore vero, è un grande appassionato, non potrebbe essere altrimenti, poiché appunto la moto è sempre stata il leitmotiv della sua vita, sia come pilota che successivamente. Giacomo non ha dimenticato il suo territorio, anzi è sempre molto presente sulla sponda bergamasca del lago di Garda, del lago di Iseo, scusatemi, e ha sempre dato, fino a 2 anni fa, purtroppo ormai sono passati 2 anni da questa inizio di questa pandemia che ha rovinato un po' tutti i piani dell'attività sportiva, a Stefano Bonetti, che è stato anche nostro ospite, ad affrontare l'avventura del Tourist Trophy. Io mi voglio augurare che quest'anno si possa ripetere l'operazione, quindi che Stefano possa essere il via del Tourist Trophy con sempre il supporto di Giacomo, perché sono tutti e due appunto provenienti dallo stesso paese, ed è stato bello vedere che in questa ultima situazione che ormai si è fatta nel 2019 Bonetti è stato appunto il successore di Giacomo Agostini nel essere nelle prime posizioni, quindi nel vincere una gara poi che è stata la Northwest in Inghilterra, dopo appunto che Giacomo Agostini aveva trionfato sul finire degli anni 70 nel Tourist Trophy. Bruno Sandrini, icona delle due ruote, moto estate? Moto estate quest'anno lo abbiamo programmato molto in ritardo rispetto al solito, proprio perché vogliamo incrociare le dita e sperare che si possa riaprire il paddock senza più alcuna limitazione, come sta accadendo nel resto d'Europa, e quindi partiremo gli ultimissimi giorni di aprile e i primissimi di maggio, quindi il weekend che abbraccerà appunto la fine di aprile e i primi di maggio, e da lì andremo fino alla metà di settembre con un calendario abbastanza fitto e con la voglia appunto di ritornare a un campionato che sia un gioco per bambini grandi. Dal lago di Iseo di Lovere, da Giacomo Agostini, rientriamo. Bruno, sei d'accordo? Assolutamente. Amici di motori, attenzione Santa Gradia, Sky 229, ed eccoci con Ale Scaffi, è proprio lui, non è il figlio, perché i figli sono alle sue spalle, giovane, sempre grinta, che dire, ci eravamo lasciati a Padova, perché in attesa della premiazione siete stati premiati, anzi avete vinto, e oggi c'è la chiusura del cerchio. Beh sì, una bellissima soddisfazione, come ti avevo detto appunto allora, è stato proprio una gioia, come vincere una gara per me è stato, c'era proprio tensione se vogliamo. Ma guarda, sono veramente orgoglioso di questo progetto, perché comunque sia, si tratta sicuramente di una vettura di per sé importantissima, però lo è ancora di più per noi, per me, per Marco Superti, per i miei figli, con tutti quelli che sono stati coinvolti in questo progetto, perché è appartenuta, no, come tutti sanno, a Giacomo Agostini come primo proprietario. Quindi ha una storia, secondo me, incredibile, per l'affetto che ci lega a Giacomo, sia di famiglia, perché è sempre stato, diciamo ancora quando c'era mio babbo, insomma un po' un amico, ma anche per quello che rappresenta, perché lui è la vera leggenda del motociclismo, che se ne dica, lui è il numero uno incontrastato. Anche titolo mondiale, no? Direi insomma che gli altri, lui li conta con tre mani, gli altri ne gli bastano due, tutti quanti. E quindi direi che insomma no, ci tenevamo a fare bene, difatti Paolo Verardini, che è stato poi l'artefice di questi lavori soprattutto, ha fatto veramente un lavoro incredibile, e ci contavamo di vincere, insomma non era facile perché comunque come visto c'erano delle vetture importanti e anche restaurate da altrettanti diciamo centri Porsche importantissimi, quindi
direi che è stato proprio non un vincere facile, anzi abbiamo sudato, però insomma diciamo che l'importanza, come ho detto, della vettura è stata riconosciuta, ecco, quindi davvero grande, grande soddisfazione. E adesso aspettiamo il grande Ago, che ci sarà un passaggio di consegne, anzi dopo che l'avrà vista ti dirà: me la rivendi. Sì, ma me l'aveva già chiesto veramente, però è troppo tardi adesso. No, vabbè, adesso la macchina ce la godiamo un po', anche perché sinceramente sono quasi 2 anni che diciamo sotto le abili mani di Paolino, e poi l'abbiamo vista naturalmente a Verona, scusa, a Padova, ma da allora non l'abbiamo più rivista, perché aveva delle piccole cose ancora da fare in tappezzeria, e quindi ufficialmente oggi posso anche guidarla, perché alla fine... Forse. Ecco, se me lo consentiranno, sì. Esatto, magari 2 giri, 2 marce, provo a metterle, insomma, dai, bene, bene, bene. Grazie, Ale. Prego. Amici di Motori a 360 gradi, Sky 229, siamo con Marco Superti. Una bella soddisfazione, sembrava un sogno, adesso è diventato una concreta. Sì, è un sogno che oggi si avvera, perché la macchina ce l'abbiamo dal 2014, e quindi è una cosa, una lunga storia per noi, durata comunque 7 anni. E più che abbiamo vinto, ha vinto la macchina. Voi l'avete trovata? Noi l'abbiamo trovata, l'abbiamo scovata, l'abbiamo portata nelle sapienti mani di Paolo, che ovviamente ha fatto un grandissimo lavoro e è uscito uno spettacolo. Oggi siamo qua al centro Porsche per la consegna ufficiale e coroniamo il nostro sogno e diciamo finiamo questo grande lungo periodo di sacrifici e di lunghe attese. Chi vorrà vederla, toccarla, deve venire nel tuo salone di Dello, se non sbaglio. Sì, per adesso la porteremo da me, giusto perché c'è qualcuno che la vorrà ammirare, sarà appunto in parte alla Formula 1 che abbiamo con Alex in salone, e si faranno compagnia loro due. Adesso siamo in attesa del grande Ago, che verrà a vedere la sua creatura, perché da allora non l'ha più vista. Forse a Padova? No, non c'era. No, quando l'abbiamo acquistata Alex lo chiamò e ci trovammo in un pranzo per fargliela rivedere. Ovviamente la macchina non era più come l'aveva lasciata nel 69, era tutt'altra cosa. Adesso lo stiamo attendendo che ci riconfermerà tutta la storia della macchina, almeno quando perlomeno è stata nelle sue sapienti mani. Amici di Motori a 360 gradi, Sky 229, siamo all'autonomo di Franciacorta. Con noi Paolo Verdini, perché alle nostre spalle vedete un esemplare di una Porsche. Strano, siamo in casa Porsche, non poteva che mancare la Porsche. Li abbiamo lasciati a Padova in attesa della finale del Premio Eleganza. Erano a podio, era già un buon successo. Invece il connubio padovano-bresciano ha portato questa vettura, questo Porsche 2000 del 68, 1968, un passo corto del 68, un targa col soft posteriore, macchina molto particolare, è un S, quindi ha un suo valore, ha 160 cavalli, è una macchina molto particolare. Tra le altre cose, l'avevamo trovata in una situazione drammatica di vernice, era tutta rossa, camuffata, con i sedili che non erano i suoi, e l'abbiamo riportata alle origini con il colore, si chiama rosso sangue questo colore, con gli interni col pepita e in vimpelle nera. Ma perché ho detto Padova bresciano? Da dove nasce questa storia? Tu sei amico di Paolo Superti, grande nostro amico, di Marco e di Paolo, che poi suona, io mi ricordo Paolo quando correva anche lui con le Porsche, certo. E poi anche di Ale Scaffi. Certo, il fatto è che ho conosciuto, per problemi che aveva tecnici, perché noi facciamo anche impianti di iniezione, avevo conosciuto Marco, e Marco a un certo punto mi chiama e mi dice: abbiamo trovato una macchina particolare, gli dai un'occhiata, i voglio, allora ce la porta giù. E poi mi dice: l'ho presa assieme ad Alex Caffi e la vorremmo restaurare, abbiamo dato un'occhiata e siamo partiti col lavoro. In 18 mesi abbiamo finito la macchina. Quali sono state le maggiori problematiche? Drammatica la situazione di carrozzeria, è stata drammatica, e poi reperire determinati ricambi, perché anche Porsche determinati ricambi non li forniva più. Abbiamo trovato pannelli porta, il soft l'abbiamo trovato negli Stati Uniti, eccetera, eccetera, però abbiamo trovato tutto originale. Ha una sua storia questa vettura. Giacomo Agostini l'ebbe nel 1968, poi si persero le tracce. Fu trovate nel classico fienile in Sud America, no, qua in Italia, e Ale Scaffi e Marco Superti
l'hanno ricostruita e oggi c'è la consegna ufficiale, passaggio da Giacomo Agostini ad Alessandro. Pensavo la consegnassero a me. No, no. Well, loro sono pronti, questi, e sono questi. Pronti a ricevere anche l'assegno, ma quello non è, quello non è un problema. Vabbè. Adesso, al di là delle battute, grazie di essere qua a Brescia, ospite del Centro Porsche. Cosa ti sembra vederla rifatta completamente? È come una bella donna, che solitamente le belle donne rifacciamole, ma qui no. Mi dovrei dare delle martellate dove voi sapete, perché effettivamente vederla adesso era stata mia, venduta così perché non avrei mai pensato, difatti anche come con le due ruote, adesso ci pentiamo di averle vendute e di averle lasciate, perché effettivamente ai miei tempi non si pensava di poterle avere, tenere, ristrutturarle, eccetera. Quindi mi piange il cuore vederla qui, però è andato un amico sportivo, pilota, eccetera, quindi sono felice per lui, insomma. Per me è stata una grande soddisfazione questo progetto, perché al di là del valore e dell'importanza della vettura, il valore aggiunto è il fatto che appunto sia stata per prima di Giacomo, insomma, quindi diciamo che era un progetto al quale tenevamo, e con Marco ci siamo confrontati tante volte sul cosa fare, perché la macchina non era brutta, Giacomo l'aveva vista anche all'inizio come avevamo presa, però chiaramente non era originale. E una macchina di questo tipo, secondo me, meritava di essere portata proprio all'originalità, e facendo un lavoro veramente incredibile come quello che ha fatto Paolo, piuttosto che non fare un piccolo riadattamento, poi ci saremmo trovati con una vettura che non era né carne né pesce, ecco, se vogliamo, mentre invece adesso abbiamo una vettura che appunto ha stravinto ed è bellissima. Marco. No, adesso io piango, però perché piango perché loro adesso aspettano che io me ne vada, e così il valore forse aumenta, capito? Ha già fatto un'assicurazione. Adesso spero che almeno la colazione ce la offrano, capito? Forse è uno di rovato, ma bidello. Marco, no, te piace stare dietro le quinte, adesso al di là di aver portato alla luce questo, avere qua Giacomo, che chapeau. Per me è un grande onore, sicuramente quando abbiamo acquistato la macchina a suo tempo non si pensava di arrivare a questo risultato. Oggi posso dire che sono estremamente felice, perché siamo arrivati a un grandissimo risultato, grazie anche a Giacomo che oggi è venuto qua con noi, e grazie ad Alex che ci siamo sempre supportati nelle varie decisioni per arrivare a tanto. Per caso non hai un'altra macchina in garage? No? Ne avevo un'altra, l'ho data a mio fratello, che purtroppo ci ha lasciati 5-6 mesi fa, e questa macchina ci è andata in eredità alla moglie, quindi non ho più niente. Hai forse qualche due ruote? Sì, quelle qualcosa ho, sì, perché alla fine poi ho capito che era giusto tenerle. Non ti faccio domande sul MotoGP, perché te le faranno i miei colleghi, quelli veri. Grazie di essere venuto qua in autodromo e complimenti. Grazie per voi, grazie a voi, e complimenti a loro che hanno fatto un grandissimo lavoro, e sono felice, insomma, che questa macchina sia andata a loro. Bene, grazie ancora, è una bellissima giornata. Adesso dalle parole ai fatti, perché è bella vedersi in parte statica, ma tra poco la ammireremo anche in parte dinamica. A tra poco. È il momento di spingerci oltre le strade della concorrenza, nella più profonda giungla del business, dove osa solo chi fa scelte vincenti. Affronta le nuove sfide del tuo lavoro con le capacità e lo stile di Discovery Sport e Range Rover Evoque. Oggi tue con tutti i vantaggi dell'immatricolazione autocarro, come risparmio su IVA, bollo e costi di trasformazione. Brescia Motori. A Brescia, in via Orzi Nuovi 38/40, 030 350 48 11. Nuova carrozzeria Aurora effettua lavorazioni di carrozzeria anche in giornata, ricambi originali, vernici top di gamma, vetture sostitutive, assistenza e soccorso stradale. Non solo, si riparano cristalli e danni da grandine. Scopri le nostre convenzioni con le migliori compagnie assicurative. Nuova carrozzeria Aurora, dal 1967, un lavoro a regola d'arte. Thank you.
Prossima tappa? Suzuki Solutions. E nella volata finale scegli tu la strada. Tecnologia hybrid a 99 euro il mese, TAN 4,96, TAEG massimo 7,27 e manutenzione inclusa. E dopo 3 anni puoi decidere se tenerla, restituirla o sostituirla con una nuova Suzuki. Suzuki Solutions, soluzione vincente. Suzuki. Nuova Twingo E-Tech Electric, 100% elettrica, tua da 89 euro al mese. Riscopri la città. Bene, dalle 2 ruote alle 4 ruote, perché nella nostra provincia ci sono personaggi che sono dietro le quinte, come Pietro Noci, grande preparatore, un personaggio umile, un meccanico tra virgolette. Tra l'altro nel suo excursus è stato anche un ottimo pilota di rally. E chi meglio di Daniele Bonetti ne può capire, magari farci vedere le sfumature di queste persone che amano un lavoro molto umile, però ne sanno fare. Beh, come in tutti gli sport in ambiente motoristico, perché un risultato possa effettivamente diventare realtà, bisogna che il mezzo, che sia macchina, moto, arrivi al traguardo, e per poter arrivare è necessaria una preparazione a priori di un certo livello, un'assistenza puntuale e affidabile durante la manifestazione. Quindi, quando tu dici dietro le quinte, ti dico sì, se vogliamo sì, però dietro le quinte fino a un certo punto, perché poi certo ci sono 2 persone in macchina, però ce ne sono diverse dietro che lavorano, che sono importanti tanto quanto quelli che salgono in macchina. Pietro nel corso degli anni ha saputo affacciarsi in questo mondo, che non è sempre semplice, si è affacciato con lo spirito di uno che veniva dai rally e ha costruito una struttura che oggi lo pone fra i 3-4 in Italia più attrezzati e accreditati per fare assistenza in manifestazioni importanti, perché fare assistenza a una gara come può essere la Mille Miglia o il Gran Premio Nuvolari richiede una pianificazione, una gestione dei tempi, della logistica, degli spostamenti, che non è così semplice. E spesso fa la differenza tra vincere o non vincere, quindi potersi affidare a persone competenti mette l'equipaggio in una condizione di assoluta tranquillità. Prima di lanciare il servizio di Pietro Noci, che siamo andati con Mario Del Bono a trovare la sua factory, curiosità personale, ma in macchina riesci a fumare la pipa? No. Perché? Che la macchina è aperta. Bene, servizio. Amici di motori a 360 gradi, Sky 229, inizia la nuova stagione e come tutti gli anni iniziamo dall'amico Pietro Noci nella sua bellissima factory qua a Robecco d'Oglio. È passato un anno, abbiamo visto bellissime immagini, abbiamo seguito il tanto lavoro che Pietro ha fatto sui campi di gara e non solo sui campi di gara, perché come vedete alle nostre spalle con l'amico Mario, vedete cosa vuol dire fare factory. Cosa vuol dire fare factory, Pietro? E impegnarsi dalla mattina alle 7 fino alla sera alle 8 e anche sabato e domenica, diciamo dare a 360 gradi l'aiuto ai nostri clienti sui campi di gara e anche in officina. Ti abbiamo visto al Mille Miglia, ti abbiamo visto a Nuvolari, ti abbiamo visto in tutte le manifestazioni importanti dove Pietro Noci Classic c'è. La stagione è già iniziata,
Sei già andato anche a Monte Carlo a divertirti sotto la neve? Sì. O solo? Abbiamo fatto la prima qui quest'anno, è stata la Winter Marathon con 8 vetture e siamo molto contenti. Dopo abbiamo fatto subito il Monte Carlo, anche lì con 8 vetture, sono arrivati tutti, sono stati tutti contenti, anche a parte un paio di problemi su una Renault Alpine che abbiamo risolto durante la strada. E gli altri, diciamo, non avendo avuto tantissima neve come negli anni passati, abbiamo soltanto fatto, come si può dire, i gommisti, monta e smonta le gomme, però è stata un'avventura bellissima come sempre. Ecco, ci siamo lasciati anche al Museo Mille Miglia quando c'era la Coppa Mazzotti. Ormai non sono clienti, sono amici quelli che da anni si affidano e ti affidano le loro creature. Sì, gli amici della Coppa Mazzotti, noi facciamo questo, diciamo, aiuto loro, nel senso che gli gestiamo un po' tutta la faccenda dei numeri, verifiche tecniche e così, e automaticamente ci mettiamo anche in mostra noi per far vedere ai clienti nuovi che hanno tutti gli anni loro, che hanno sempre un parco macchine bellissimo, per far vedere chi è la Noce Motoclassi. Ma al di là delle macchine ci sono anche personaggi come Arturo Merzario, che ormai è un amico della Noce Motoclassic, che viene, si diverte e magari riesce anche a darvi qualche consiglio, tra virgolette. Sì, con Arturo è nato questa amicizia, questo connubio tramite il nostro amico Paolo Mazzetti, che ce l'ha fatto conoscere alla Coppa Franco Mazzotti, dove il primo anno gli ha dato la sua vettura, l'Alfa Romeo, la GTV di Paolo, e la guidava Arturo. Lì l'abbiamo cominciato a seguire, lui ha conosciuto noi, da lì è nata un'amicizia, l'abbiamo seguito la 1000 su una 750 Abarth, e ti dirò che con lui abbiamo sviluppato anche tante cose, perché quando abbiamo qualche problema su qualche vettura, lui molto gentilmente viene a provarci e ci dice i difetti della vettura dove noi dobbiamo intervenire. Quindi oltre che essere un grande campione, è anche un ottimo collaudatore. Un ottimo collaudatore, sì, tantissimo. Tra l'altro tu quest'anno stai già cercando, perché il fascino dell'Africa, della Dakar ti attira. Hai già pronto 4 vetture, sei in parole con dei piloti, però vorresti chiudere la squadra per l'edizione 2023. Sì, diciamo, insieme al nostro amico Loris Calubini, che mi ha lanciato l'idea, ci sarebbero 4 vetture da preparare. Adesso, diciamo, purtroppo il mio scoglio grosso è la 1000 miglia, perché come tu sai, l'anno scorso io alla 1000 miglia avevo 43 vetture, e preparare non tutte 43, però come sempre arrivano tutti all'ultimo minuto. Non vorrei ritrovarmi che sono ingolfato per la faccenda 1000 miglia, arrivo lungo con le macchine della Dakar Classica, per cui è una decisione che non abbiamo ancora preso. Però la decisione è quella certa, che la Noce Motoclassic è oltre Oceano e negli States. Sì, anche lì finalmente adesso a maggio abbiamo questo incontro con i nostri clienti amici americani. Speriamo che l'ipotesi che avevamo fatto di 2 anni fa, prima di questa brutta pandemia, mi avevano proposto, prosegua. Ti dirò strada facendo. Tanto abbiamo la stagione lunga, ci frequenteremo anche, perché oltre agli amici del Trofeo Foresti c'è il tuo appuntamento. Sì. ad agosto. Sì, è sempre l'ultimo, è ritornato nella data originaria, che è l'ultimo weekend, l'ultimo sabato d'agosto, dove si va a coniugare la bellezza delle vetture alla solidarietà. Sì, è un'associazione di bambini malati di SLA, dove noi l'incasso lo devolviamo a tutta questa associazione per aiutarli, ecco. E poi c'è questo bellissimo legame con i comprensori dei comuni della Bassa Bresciana, perché in cantiere ci sarebbe anche un progetto, ma di questo ne parleremo. Sì. L'anno scorso, così strada facendo, che abbiamo, diciamo, inventato, abbiamo stravolto un po' la nostra manifestazione del Trofeo Noci, che l'abbiamo fatta diventare una gara vera su strade aperte al pubblico, a tutti. Siamo passati nel paese di Pavone Mella e la sindachessa del paese di Pavone Mella è stata contentissima, mi ha detto l'anno prossimo vi voglio ancora, perché... Abbiamo fatto anche un trofeo, tra... Abbiamo fatto un trofeo dedicato a loro e sono stati molto contenti, per cui quest'anno sicuramente ripasseremo da Pavone, perché ci hanno trattato veramente bene. Ma non si ferma qua l'attività del Noci Motor Club. Tra l'altro avete fatto sinergia anche con l'amico Paolo Mori, col CAMEB. Sì. Che...
Sì, anche col CAME, io con il nostro amico Paolo Mori, tutte le macchine che dobbiamo fare, le certificazioni, le immatricolazioni, passo sempre tutto lui, perché Paolo si dà da fare comunque tantissimo, è un bravissimo ragazzo. E ti dirò, mi toglie un pensiero, perché comunque le cose cominciano a diventare tante, a seguirle tutte si fa un po' fatica, per cui proprio con lui carta bianca su quelle cose lì. E spero che un domani si possano coniugare di più le cose. 2022, compio 70 anni, ho due lirette nel mio salvadanaio, che macchina potrei comprare? Ma secondo me potresti comprarti una bella Giulietina Spider. Con i capelli al vento tipo Sorpasso di Gasma. Esatto. Manafa sta diventando sempre più un brand. Sì, è una macchina importante che è partita da 10 anni a questa parte, ha fatto un'escalation anche a livello di prezzi impressionante. Secondo me è uno spiderino che si può adoperare tutti i giorni. È una bellissima macchina, secondo me. Poi Alfa Romeo è Alfa Romeo. Alfa Romeo, basta vedere quello che è uscito adesso. Ma il Tonale cerca di recuperare qualcosa dell'immagine, ma la vera immagine è quella dell'anteguerra e quella del dopoguerra. Sì, è vero. Diciamo che l'Alfa Romeo è quella che ha insegnato a tutti come si fanno le automobili. Dopo purtroppo c'è stato un po' di declino. Manutenzione è difficile? No, di una Giulietta è semplicissima, è una macchina normalissima, bellissima. Bene. Sì. Bene amici di Motori a 360 gradi, finisce qua questo primo incontro con l'amico Pietro Noci. Vedete questa bellissima Factory, se avete vetture di prestigio, ma non neanche di prestigio, siete amanti di una macchina che magari avete sempre sognato e per fortuna l'avete trovata, chi meglio di Pietro Noci può darvi un'assistenza a 360 gradi? È bravo, è onesto, cosa volete di più? Mancherebbe solo il tocco femminile, ma di questo ne parleremo. Ne parleremo. Noi continuiamo a parlarne, esatto. E tanto gli anni vanno su. Esatto. Grazie Pietro. Grazie. Buon lavoro. Nuova I-Pace Hybrid. Jaguar ha una nuova energia. Scoprila in versione Storm Edition da 300 euro al mese. Grandi prestazioni. Quando inizia il tuo futuro? Quando inizi a immaginare e a progettare la vita che desideri? Immagina strade nuove da percorrere in tranquillità con chi vuoi e come vuoi. Immagina uno stile di vita migliore, giorno dopo giorno. Immagina la sicurezza e la serenità della tua casa e della tua famiglia. Puoi arrivare dove vuoi, con un grande partner italiano, sempre al tuo fianco. Generali, il futuro inizia prima.
Bene, amici di Motori a 360 gradi, Sky 229, siamo arrivati a termine di questa prima puntata. Abbiamo toccato per il momento argomenti interessanti. Avete visto il presidente Aldo Bonomi di ACI Brescia, avete visto il mio 50%, anzi il vostro 50% di Bruno Santanini, avete visto l'amico Daniele Bonetti che ne sa e ne scopriremo durante la stagione di Autostoriche, perché sapete che Motori è proprio trasversale. Che dire, pensiamo di aver soddisfatto i vostri palati, di aver soddisfatto le vostre attese, noi ci siamo e vi accompagneremo per tutta la stagione. Grazie e buonanotte.